mala miuta. Podenco vi tempo pelo duro. American Akita. Akita Inu. Samoyedo. Siberian Husky. Cane da orso della Careglia. Spitz Lupo. Thai Ridgeback. Cholet Quintly. Jin Dog Coreano. Lapping Koira. Eurasia, Basenji, Shiba Inu, Valhond, Volpino Italiano, Spitz, Nano. Abbiamo delle razze rarissime in questo raggruppamento. Il Västgöta Spets o Valhund è una razza svedese antichissima, si pensa che fosse già presente al tempo dei vichinghi, questo color grigio lupo, razza selezionata da Conrad Lorenz, premio Nobel per la medicina, nel 1973 l'Eurasia o Eurasier che dir si voglia, altrettanto raro il cane da renne della Lapponia, la Pincoera. Il Jindo Dog coreano, vedete le razze primitive si assomigliano perché è proprio la forma del cane domesticato. Se togliamo il pelo a tutti questi cani, abbiamo il Cholet Quintly, caratterizzato da il gene Foxy 3 che porta appunto all'assenza del pelo. Una razza antichissima già con questo tipo di pelo. Altrettanto raro è il Thai Ridgeback irlandese o siamese che dir si voglia. Eccoci quindi alle selezioni, Alaskan Malamute, razza di origine americana, selezionata dalla tribù eschimese dei Malamute, razza per il traino pesante, razza di origine giapponese ma di selezione americana, infatti sul ceppo dell'Akita Inu è stato immesso sangue di cani da pastore e molossoidi. A dare maggior struttura a questa razza, American Akita. Razza originaria dalla Siberia, portata in Alaska per la corsa all'oro, è il Siberian Husky. Pensate che gli Stati Uniti hanno dedicato a questa razza un monumento al Central Park di New York, monumento dedicato a Balto, che fu il capomuta di una spedizione che salvò l'intera popolazione della cittadina di Nome. Razza molto antica è quella dello Spitz Lupo, la taglia più grossa di tutti i volpini tedeschi o Spitz tedeschi. Prende anche il nome di Kiss Honden, ovvero il cane di Kiss, che fu un personaggio storico olandese. Shiba Inu dal Giappone, selezionato per la caccia alla piccola selvaggina, razza molto reattiva, con le caratteristiche fattezze del cane di tipo Spitz. Ok, siamo pronti quindi per chiamare
premia Luca Piazza, gruppo Cinofilo Parmense. Terzo posto per Shiba Inu. Secondo posto per Spitz Lupo, Wolf Spitz. Vince l'Alaskan Malamute. E rappresenterà i cani di tipo Spitz e Primitivo al Best in Show finale. Che se cadi fai un danno. Ed eccoci quindi pronti con il sesto raggruppamento.